aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Come potete vedere, continuano i lavori, si procede spediti verso un obiettivo comune, un obiettivo fondamentale di svolta per il nostro territorio. Grazie a GESAC, grazie alla Regione Campania, parliamo di un'opera davvero straordinaria, un'opera centrale per tutto il territorio, per tutta la provincia di Salerno. Come dicevo, grazie a GESAC, grazie alla Regione Campania, grazie a quanti negli anni ci hanno creduto, ci siamo. Naturalmente al termine dei lavori della pista poi si inizieranno i lavori dei terminal, sono stati anche consegnati progetti, presentati progetti diversi mesi fa. Insomma, c'è un obiettivo comune sul quale dobbiamo lavorare insieme, parte pubblica e impresa, perché dobbiamo farci trovare pronti. Tra qualche anno si decollerà ufficialmente, lo ripeto, è un'opera fondamentale, parliamo di una svolta straordinaria per tutto il nostro territorio. Allora lavoriamoci insieme, come tra l'altro approfitto annunciato dal mio amico presidente anche della Commissione Trasporti Luca Cascone, dallo stesso presidente Vincenzo De Luca, si continua finalmente anche con la metropolitana che arriverà fino a qui. Insomma, ci siamo, aeroporto Napoli-Salerno o Costa d'Amalfi, come piace definirlo ancora a noi, ci siamo e come vedete i lavori continuano.